Questa è una stampante 3D che sta costruendo la copia esatta dello stemma medievale del comune di Montone, in Umbria. Siamo a Pontefelcino, nella prima periferia di Perugia, e qua si trova un'azienda che da quasi 50 anni si occupa di grafica pubblicitaria. Ho iniziato a lavorare con la camera oscura, pellicola, areografo, le chine, le tempere, gli acrilici, e oggi è tutto quanto chiaramente digitale. La Made in Italy Lab è specializzata in stampe ad altissima precisione in 3D. Lo fa con due stampanti. Questa dall'aspetto futuristico, che realizza prodotti dalle dimensioni di 30x30 cm e che può essere utilizzata con materiali resinosi differenti, con diversi gradi di durezza. Mentre quest'altra, brevetto israeliano, lavora su grandissimi formati e con tre stampe può realizzare tranquillamente un'autovettura. Oggi come oggi la stampante ci aiuta in questo. Tempi molto più bassi, costi molto più bassi. Ma anche dietro una tecnologia così complessa si cela la mano dell'uomo, ed è da questo incontro che nascono delle vere e proprie opere d'arte. Noi qui a Made in Italy Lab facciamo tutto il processo creativo, dalla parte di progettazione, quindi l'elaborazione del modello tridimensionale realizzato al computer, la fase di prestampa, cioè il modello tridimensionale viene poi lavorato con dei software appositi che generano dei codici che le stampanti 3D possono leggere, interpretare e quindi andare poi a stampare. Grazie a queste stampanti è stato possibile ricostruire l'antica saliera di Michelangelo Buonarroti, un dono del Duca d'Urbino per un suo nipote, andata misteriosamente perduta. Noi in questo caso abbiamo elaborato, prendendo come spunto da internet un disegno di Michelangelo del 1537, abbiamo lavorato, abbiamo messo a punto tutto quello che erano i particolari, abbiamo studiato lo stile di Michelangelo e abbiamo ricostruito tutto questo in un file.